Nell'universo di Fab, cos'è esattamente Wraith? Cosa accade nelle terre che formano questo mondo? E il vostro o i vostri eroi preferiti? A quale nazione apparterranno? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Quando si parla di Flesh and Blood, non si può non menzionare il luogo dove tutte le vicende dei campioni presenti nel gioco avvengono, ovvero Wraith. Tutte le fazioni presenti all'interno di questa regione, che copre una vastissima biodiversità di territori, partendo da verdi vegetazioni, passando per deserti sconfinati, arrivando infine alle pendici di ardenti vulcani, perennemente in eruzione, combattimenti, scoperte e nuovi legami nascono, portando avanti storia, svelando misteri ancestrali e formando alleanze più o meno durature. Da ogni rispettivo ambiente, uno o più campioni hanno trovato i natali e, forgiati da vicende al limite della sopportazione umana o dopo aver affrontato addestramenti estenuanti, degni della miglior razza di super soldati, alcuni hanno incontrato la fama e addirittura la leggenda, aumentando la loro reputazione scontro dopo scontro. Prima di iniziare, se volete acquistare i prodotti del vostro gioco di carte preferito o gli accessori che renderanno unica la vostra esperienza ludica, vi consiglio di visitare Fantasia Store, dove troverete un catalogo fornitissimo di prodotti pronti a soddisfare ogni vostra singola richiesta. In descrizione troverete il mio referral link che potrete utilizzare per i vostri acquisti. In più, per ogni acquisto che farete, potrete beneficiare anche di un ulteriore sconto del 5% su ogni carrello ogni volta che vorrete, inserendo il codice CROGIOLO5. Utilizzando il referral link, aiuterete anche il canale a portare sempre nuovi contenuti innovativi che tratteranno argomenti riguardanti i vari GCC. E se effettuerete l'ordine entro mezzogiorno, la consegna sarà a casa vostra in 24-48 ore. Cosa state aspettando? Se cercate i migliori articoli, Fantasia Store sarà la risposta. In più, volevo invitarvi ad iscrivervi al canale, dato che molti di voi guardano i video dell'Arconte del Crogiolo, ma non avete ancora cliccato sul pulsante iscriviti. Pensate che se tutti voi lo faceste ora, potremmo raggiungere oltre i 10.000 utenti, quindi il vostro supporto è fondamentale. Datemi una mano a far crescere la community. Basta un singolo click. Ed ora scopriamo assieme cosa ci sarà da aspettarsi una volta che inizierete a muovere i primi passi sulle sabbie bianche presenti nelle numerose arene sparse su Wraith. Andiamo a dargli un'occhiata. Flesh and Blood è ambientato nel mondo di Wraith, una terra di eroi e leggende, ladri e mascalzoni, guerra e pace, magia e tecnologia. Le persone di questo mondo hanno dimenticato da tempo coloro che sono venuti prima, sacrificando il loro passato nella speranza di creare un futuro migliore. Questo è un mondo spietato, un arazzo di paesaggi insidiosi e creature malvagie dove solo i più forti impareranno a stare in piedi. Enormi vulcani, pianure ghiacciate e misteriosi mondi nascosti creano un'arena dura e implacabile per i conflitti umani e la guerra. Eppure, nonostante i pericoli nascosti e gli antichi misteri del mondo, l'umanità è fiorita, stabilendo società in tutto il continente. Alcuni hanno imparato a vivere in armonia gli uni con gli altri, abbracciando il prossimo e dando vita a un'era di pace. Altri vivono in subbuglio. Il loro stato di guerra costante riflette l'ambiente instabile che chiamano casa. La storia di queste persone è sanguinosa. Gigantesche guerre sono state combattute in tutto il paese, ponendo le nazioni le une contro le altre per stabilire alla fine del conflitto chi detenesse il potere e l'influenza. Solana, una delle prime città ad essere costruite, si è affrettata ad accogliere nel suo territorio altri villaggi più piccoli, portandoli sotto il suo dominio ed aumentando sempre di più così la propria popolazione. Il loro numero crescente e i sostenitori più fedeli hanno reso questa capitale un'entità potente all'inizio della storia di Wraith, portando Solana ad essere una delle metropoli esistenti più antiche e importanti. Con la scomparsa dei loro leggendari protettori, Aria si è nascosta dal resto del mondo, celandosi dietro un'antica barriera e difese naturali. La regione svanì nel regno del mito e della leggenda,
poiché il resto del mondo si dimenticò lentamente della sua esistenza. Quando il regno fantastico svanì dalla memoria, la sua gente si stabilì tra le valli, scegliendo di perseguire una vita di pace e festa. Isolati dal resto di Wraith, gli abitanti di Mysteria si nascondono tra le catene montuose, trasformando il paesaggio insidioso in un rifugio sicuro. Lontani dalle lotte e dai piccoli conflitti del mondo esterno, trovano soddisfazione nella bellezza e nella tranquillità della loro casa. Altri ancora non si accontentano di perseguire la pace e l'armonia. Creature malvagie combattono fino alla morte in vaste giungle spietate, mentre una guerra continua affligge le pianure vulcaniche del sud. Una città tecnologica che si estende a perdita d'occhio diventa un terreno fertile, perfetto per rivalità e corruzione, mentre individui depravati e contorti si nascondono nelle caverne sottostanti. Benvenuto su Wraith! Prendi la spada e preparati per la battaglia, perché non importa dove correrai, la guerra ti troverà comunque. Affilate quindi per bene la vostra lama, combattenti, perché una volta giunti su Wraith dovrete affrontare numerosi avversari per arrivare alla gloria. Prima di concludere, volevo ricordarvi che domenica prossima, 31 luglio 2022, a partire dalle 9 di mattina, ci sarà la prima tappa dell'Arc Tour a Roma, che sarà ospitato tra le mura 16-bit dell'Arcade and Food in via Nomentana 1111. In loco a commentare gli incontri che si susseguiranno durante tutto l'arco della giornata, saranno presenti al tavolo streaming Pietro del canale Flesh and Blood Italia ed il sottoscritto. In più, in descrizione, vi lascerò tutte le informazioni necessarie riguardanti questo evento, che si prospetterà essere davvero unico nel suo genere. Vi aspetto numerosi. E voi, a quale regione di Wraith appartenete? Volcor? Mysteria? Matrix? Come sempre, fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci, vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.